Valerio Parigi, siamo a Tursi, al Salone di Rappresentanza. Oggi c'è un convegno che parla del trasporto pubblico e Valerio è qui, nostro ospite a Genova, per raccontarci l'esperienza fiorentina della realizzazione delle linee tranviarie. Esatto. Viste dal punto di vista del cittadino, non cioè delle istituzioni e neanche delle forze politiche coinvolte, del cittadino che quindi ha visto tutte le traversie della prima della progettazione, poi della prima fase di realizzazione, poi degli stop, poi della ripresa, fino allo stato dell'arte attuale con due linee. D'accordo, accennaci allora, com'era la situazione, cosa dicevano i fiorentini del tram prima che entrasse in funzione e adesso che è in funzione da alcuni mesi, mi pare, no? Allora, una certa parte era, secondo lo spirito classicamente polemico fiorentino, non si vivrà più, non si potrà più circolare. Notare che la prima realizzata, della lunghezza di circa 7 chilometri, transita quasi interamente in zone periferiche, spesso fuori sede stradale. Più problematico era dove si entra nelle zone densamente popolate, e questo è avvenuto negli ultimi 5 anni. Per mia personale esperienza, anche per dove diciamo sono i punti focali della mia vita, grandi urli perché spariscono un po' di posti macchina. Quando si esce di casa e si sale sul tram e si arriva in pochi minuti, non dappertutto ma in tanti posti, quelli che urlavano da un momento all'altro sono diventati iperfavorevoli. Ecco, hai un'informazione di quanti fiorentini hanno lasciato a casa a questo punto, avendo un mezzo comodo da utilizzare, hanno lasciato a casa le loro automobili, le loro motociclette e stanno utilizzando questo nuovo mezzo di trasporto? La rete che impatta in maniera significativa c'è da un anno e mezzo, quindi ci vorrà. E oltretutto è una parte della rete prevista, neanche un terzo. Direi che sulle direttrici servite dalle due linee esistenti, che sono dal comune limitrofo popolatissimo Scandicci fino allo snodo della stazione centrale, poi proseguendo verso Rive Fredi e l'area ospedaliera di Careggi, la cosiddetta T1. La T2 invece, sempre dalla stazione Santa Maria Novella, ma verso il popolosissimo quartiere di Novoli. Lo stanno usando i fiorentini, scusami? No, la stanno usando Perfetto. Alla grande, cioè chi ne ha la possibilità, ci sono sempre gli irriducibili, chi ne ha la possibilità è passato da bus a tram, il che vuol dire ore, qualche decina di minuti, e una fetta consistente anche da mezzo proprio a tram. Su questo ci sono abbondanti rilevazioni statistiche. E che consiglio daresti allora a noi genovesi che il tram non ce l'abbiamo? 10 linee. Oltretutto, devo dire, come per mia vita personale, la normalità in tutte le città medie europee hanno tutte una fitta rete tranviaria. Perfetto. La gente è abituata, anzi si stupirebbe del contrario. Bene, grazie mille, alla prossima. Quando avremo le nostre 10 linee.